Mister, una vittoria ed una Cosenza convincente. Ma diciamo che i ragazzi sono stati superlativi ancora una volta. Incontravamo la corazzata del campionato. Bello anche sottolineare che abbiamo fatto dimenticare gli assenti e non erano giocatori qualunque. Questo significa che hanno fatto veramente una grande partita. Con un po' di più di tranquillità la fase difensiva, il Messina probabilmente non avrebbe segnato mai in questa gara. Purtroppo oggi dobbiamo dire che fortunatamente abbiamo realizzato, cioè eravamo sul 3-0, quindi ci siamo concessi altre due distrazioni, in modo particolare sul secondo. E poi chiaramente abbiamo anche inevitabilmente subito quello che è stata la pressione di una squadra che si è permessa il lusso di sostituire Cocuzzo con Corona, Ferreira con Savonarola e più Maiorano, insomma ci stava. Mister, il tecnico del Messina ha appena detto che il Cosenza, almeno nel primo tempo, non ha fatto altro che trovare due gol figli di singole iniziative dei calciatori e arrivare un'altra volta davanti alla porta, mentre il Messina è arrivato diverse volte davanti a Straface, frutto del gioco. Come possiamo rispondere? Non ho capito, il Messina è arrivato diverse volte davanti a Straface? Sì. Davanti che significa? Al tiro. Al tiro dei 40 metri? Mi sembra due tiri da 40 metri l'ha presa Straface. Comunque ci sono le immagini della televisione, poi le vedo anch'io perché io voglio sempre vedere da dove nascono i tiri in porta che subiamo. Se poi parliamo di due tiri fatti da 25-30 metri ci sta, però mi sembra che noi oltre ai due gol avevamo già creato due occasioni limpide, di cui una in modo clamorosa, e non stavamo subendo nulla se non lanci lunghi sulla punta, su gente fisicamente portata che sapevamo che facevano questo gioco. Il minimo che potevamo concedere era un tiro da 40 metri. Abbiamo sfruttato al meglio gli spazi che loro ci hanno concesso. Cosenza è stato tatticamente perfetto per quanto mi riguarda. Penso proprio di sì, perché io non amo mai parlare degli assenti, voi lo sapete. Però, visto che qualcuno forse non ha fatto caso ai cambi o la panchina che aveva in Messina, e quella che avevamo noi, in più gli assenti che avevamo noi, insomma, dovrebbe, chissà di calcio dovrebbe un attimo avere la buona educazione di dire che si è perso meritatamente e basta, perché... Ottimo l'esordio di Filidori. Bravo, sapevamo che non poteva tenere i 90 minuti perché non faceva una partita da tanto e... Infatti verso l'ultimo abbiamo sofferto un po' sul suo lato, io ho cercato di dargli un po' di aiuto con Salvino, però eravamo un po' sulle gambe perché loro ci scavalcavano con queste palle alte e giocavano sulla fisicità, e lì c'è poco da poter fare se non l'astuzia, se non la capacità di starci dietro e non cercare l'anticipo perché non te la fanno vedere quando è così. Tutti bravi, ma Moscero sontuoso. No, tutti bravi. Moscero ha raccolto quello che la squadra ha fatto sia nella fase difensiva che nella fase offensiva, e poi è chiaro che se non ci dà qualcosa in più lui, diciamo sempre la stessa cosa, saremmo un po' nei guai. La squadra continua a rispondere per quelli che sono i dettami dell'allenatore. Volevi un primo tempo giocato in questa maniera e sono stati perfetti. Sì, ma non cambia il mio pensiero rispetto a domenica scorsa. Noi abbiamo bisogno di qualche giocatore, perché insomma penso che l'avete visto tutti che quando c'era da tenere palla, dovendo sostituire Mirko sul 3-0 ci stava, perché veniva da un infortunio, ha fatto 60 minuti alla grande, era arrivato. Ecco, una cosa mettere Corona, Savonarola, con tutto il rispetto, è una cosa non avere, non parlo di chi è entrato, perché ma sicuramente non hanno le caratteristiche o l'esperienza o la capacità tecnica di gestire la palla e far salire la squadra. Messaggio chiaro alla società, pensa che la società saprà rispondere? Sì, ma non deve illudere, io l'ho già detto, la partita che è stata
l'ennesimo esempio di una squadra dei ragazzi eccezionali che quando si applicano, quando ci mettono sempre l'anima, ci mettono il cuore, riescono a sopperire anche oggi a delle lacune, però dobbiamo necessariamente cercare di fare qualcosa perché non possiamo pensare di finire il campionato senza sostituire Bicher Ciriacono o avere un ricambio davanti. Perfetto. Mirko Guadalupi, uno dei marcatori di oggi, una grande partita al di là della marcatura che ha sbloccato la gara. No, sono contento per il gol, per la prestazione, soprattutto oltre che mia di tutta la squadra, perché oggi secondo me abbiamo fatto una grande partita e abbiamo dato comunque dimostrazione che ce la possiamo giocare alla grande contro il Messina. Gli faccio complimenti pure a loro perché hanno fatto una buona partita, però noi secondo me siamo stati superiori in tutto oggi. Una Cosenza in emergenza, ma non si è visto poi sul campo tanto. Sì, no, avevamo delle assenze importanti sicuramente, però chi ha giocato al posto degli assenti ha fatto una grande partita, ha dato dimostrazione comunque che possono indossare tranquillamente la maglia del Cosenza. Una partita che rilancia le ambizioni del Cosenza, l'allenatore però chiede qualche rinforzo per migliorare questa squadra. Ma questo dovete chiederlo alla società, noi adesso mancano due partite al giro di boa, cercheremo come oggi di mettercela tutta per poter chiudere quest'anno solare nel migliore dei modi, poi se dovesse arrivare qualcuno sicuramente sarà accolto nello spogliatoio in maniera positiva. Fabio Salviro, alla fine sei autore del gol della vittoria, quanta soddisfazione c'è? Sì, sì, è una soddisfazione enorme, segnare al San Vito davanti a tutta questa gente in una partita così importante ti dà sicuramente quelle sensazioni che si provano raramente. Senti, un gol come questo dà anche la soddisfazione, la capacità di, quando si è sotto porta, di rimanere lucidi, avrai maggiore fiducia anche in futuro. Sì, sì, magari speriamo sia il primo di una lunga serie, perché abbiamo nelle prime partite avuto qualche occasione, l'ho sprecata e magari quando inizia a sbagliare dei gol facili ben in crisi, però ora mi sono sbloccato e speriamo di ripeterci ancora nell'altra partita. Vista la gara di oggi, un Messina che veniva qua accreditato naturalmente dal blasone e dall'organico, però si è visto che anche questo Cosenza ridotto non aveva difficoltà a competere, non ha difficoltà a competere con questa squadra. Sì, come ho detto ai suoi colleghi, non è la qualità che fa la differenza, l'abbiamo dimostrato, mettendo in campo carattere, voglia di arrivare lì lassù in vetta e dando tutto, perché sapevamo che per battere questo Messina dovevamo dare il 101% e abbiamo dimostrato che anche magari essendo inferiori a livello di qualità possiamo lottare fino alla fine con questo Messina. Grazie.